Ciao ragazzi, certamente tutti voi avrete notato come i video siano molto più frequenti da un po' di tempo a questa parte nei nostri newsfeed di Facebook. Scorrendo infatti i post che Facebook ci propone, scopriamo come la frequenza della presenza di video sia molto più alta di prima. È evidente che l'Edge Rank, ovvero l'algoritmo sulla base del quale Facebook decide quale e quanta visibilità dare ai nostri post, contiene qualcosa che premia i video. Quanto sia alto questo premio è un qualcosa che ci siamo sempre chiesti e abbiamo provato a sperimentare in questi giorni, pubblicando ben due video sulla pagina aziendale di Facebook. A questo punto andiamo a vedere gli insights, ovvero le statistiche di utilizzo della nostra pagina per scoprire che tipo di visibilità abbiamo ricevuto. Clicchiamo sopra Insights, apriamo la nostra pagina nella quale la portata ci dice la visibilità che i nostri post complessivamente hanno ricevuto. Noterete che ci sono due picchi spaventosi in corrispondenza proprio delle giornate nelle quali abbiamo postato i video. Ma andiamo a vedere come i video si sono comportati in maniera singolare, scoprendo che andiamo a fare un visualizza tutti i post, scoprendo che il primo video postato, cioè il video comico sull'utilizzo dell'iPad, ha ottenuto oltre 1600 visualizzazioni e il secondo video abbia assolutamente confermato, il secondo video è quello della Miss che non bacia Annibali, abbia assolutamente confermato l'andamento rilevato sul post precedente. Ma quello che è molto significativo è notare come i post intermedi, che sono sempre stati link a pagine di siti web, abbiano ricevuto degli incrementi molto sostanziosi rispetto a quanto non fosse la visibilità dei post precedenti subito dopo la pubblicazione del primo video. Eccoci qua, vediamo che si è passati da 42, 24 visualizzazioni per posta a 203, 131, 122 e come il numero sia in crescita. Quindi, in sintesi, oggi come oggi, pubblicare video sulle fanpage è assolutamente necessario per cercare di avere visibilità. Video che abbiano comunque un minimo di contenuto interessante per i nostri utenti, perché comunque il fenomeno della viralità va sempre cercato e in qualche modo innescato con contenuti il più possibile di buona qualità. Per ora è tutto, arrivederci. Ciao.